Nome e cognome. Emilio Daglio. Età. 61 anni. Titolo di studio. Ragioniere. Professione. Pensionato ma consulente nell'istituto di credito. Sposato. Coniugato. Figli. Due. Si definisca con tre aggettivi. Efficiente, rigoroso e concreto. Di cosa parla l'articolo 21 della Costituzione? Lei si candida... Sindaco di Biella. La sua fedina penale? Pulita. Ci sono indagati nella lista della sua coalizione? A mia conoscenza no, se fossi a conoscenza del contrario sarei intervenuto. Ritiene moralmente corretto che un indagato per reati amministrativi possa venire letto prima della conclusione della vicenda giudiziaria? Un indagato è indagato fino alla condanna definitiva. Se è indagato per reati amministrativi può candidarsi quando eventualmente sarà eletto. Ci dovrà pensare più volte prima di accettare l'elezione. Quante donne nella sua coalizione? Credo 4-5. Quanti candidati sotto i 35 anni? Parecchi. I primi provvedimenti che proporrà se verrà eletto? Il mio sogno è quello di governare una città senza la partitocrazia, quindi facendo delle cose, secondo il mio slogan, le idee giuste non hanno valore. Non hanno colore, scusate. Sanità pubblica o privata? Sanità pubblica, ma che funzioni. E anche quella privata a corollario, ma non esasperando quella privata. Scuola pubblica o privata? È valido il discorso della sanità. Favorevole o contrario ad abbassamento degli stipendi dei consiglieri comunali? Gli stipendi dal sindaco in giù, quindi sindaco, assessori e consiglieri, sono già talmente bassi che abbassarli non si può. Per quanto mi concerne, sono sempre del parere che la gente va pagata. Dobbiamo pretendere moltissimo e batostare quando non fanno il loro dovere. Favorevole o contrario ai doppi incarichi in politica? Sicuramente sfavorevole, quindi contrario ai doppi incarichi. Ha mai ricoperto più di un incarico politico contemporaneamente? Ho faticato a occuparne uno alla volta. Lei beve acqua minerale o di fonte? Io bevo acqua di fonte, essendo residente a Courmayeur. Acqua pubblica o privata? Acqua pubblica. Cosa ne pensa dei riduttori di flusso? Ma se evidentemente servono per evitare che saltino le tubazioni, vanno bene. Cos'è un rifiuto? Nel senso più concreto del termine o nel senso più etimologico? Come lo intendo io? Il rifiuto è una cosa sulla quale non ci si deve neanche scandalizzare. Dire di no è più difficile che dire dei sì, ma bisogna saper anche dire dei no. Adesso dove vanno a finire i rifiuti dei biellesi? Vanno a finire in discarica. Per quanto mi concerne, sono favorevole al recupero, alla raccolta differenziata, ma che va incentivata, ma soprattutto sono favorevole termo inceneritore, qualcosa che prende i rifiuti e li trasforma in energia. Qual è la percentuale di raccolta differenziata a Biella? Credo poco al di sotto del 50%. A quanto pensa di portarla se diventasse sindaco? Sicuramente incrementarla. Ma per incrementarla occorre revisionare tutto l'impianto. Cos'è l'obiettivo rifiuti zero? Secondo me non è perseguibile, è utopia. Un inceneritore, il futuro o un passato da cancellare? Se non è nocivo, il futuro. Cos'è una nanoparticella? Non sono un tecnico. Raccolta porta a porta, l'unica soluzione o un'utopia? Direi un'utopia. La raccolta va fatta, diciamo, in certi punti, e come dicevo prima, il rifiuto va pesato, perché io devo pagare in base ai rifiuti che faccio. Favorevole o contrario alla tariffa puntuale, non più al metro quadro ma al chilo? L'ho appena detto, tariffa al chilo. Cosa ne pensa dell'operato dell'ultimo CDA del Costa? Ho preso soltanto delle notizie dalla stampa. Sono abituato per natura a rispondere in modo concreto e puntuale quando conosco bene la materia. Cosa sono le energie rinnovabili? Io credo che le energie rinnovabili siano riferite soprattutto ai rifiuti, soprattutto a quei prodotti che evidentemente si riciclano e creano energia. L'energia rinnovabile sono queste. Favorevole o contrario al ritorno del nucleare in Italia? Beh, sicuramente favorevole se il nucleare crea della diminuzione di prezzi di energia. Vedo le linee che arrivano dagli impianti nucleari che ci sono oltre confine, ma poco oltre il confine. Quindi mi sembra proprio una sciocchezza parlare di nucleare, non volere il nucleare quando ce l'abbiamo a quattro passi.
E io quando scivo sulle piste della Twill sento la corrente prodotta da con energie, da quello degli impianti. Favorevole o contrario all'eolico e al fotovoltaico? Favorevole a queste, sia all'eolico che al fotovoltaico. Si impegna a dotare di pannelli fotovoltaici la maggior parte degli edifici pubblici? Per quanto mi concerne, sì, guardate, non solo gli edifici pubblici, nel mio programma, nel programma del partito che ho l'onore di rappresentare, è inserito lo Schidon, che è un impianto di sci all'interno di un capannone, e c'è scritto che la corrente necessaria deve essere fatta con pannelli fotovoltaici. Quindi non solo i pubblici edifici, ma anche i costruenti. Questo è il futuro. Favorevole o contrario ad adottare un registro per le coppie di fatto a Biella? Cos'è Non sono favorevole a copie di fatto, quindi un blog? non sono così ferrato. Ne ha uno? Se sì, da quanto tempo? No, non ce l'ho, sono un artigiano dell'elettronica, del computer. Ho dovuto votarmi il computer quando sono andato in pensione, che ho perso le mie due segretarie. Cos'è un software libero? Le ho appena risposto. È favorevole a un loro utilizzo nella pubblica amministrazione? Io nella pubblica amministrazione sono favorevole al risparmio dei costi. La connessione ad internet gratuita potrebbe essere una fonte di sviluppo o uno spreco di denaro pubblico per Biella? Se non è uno spreco di denaro pubblico, sono sicuramente favorevole e potrebbe essere un'opportunità. Conosce il car sharing e il bike sharing? Se sì, che cosa ne pensa? Sicuramente il car sharing lo vedo più problematico a Biella. Il bike sharing lo vedo molto meglio a Biella, con una considerazione che Biella è una città un po' in salita, e ritorniamo al discorso della mentalità. La mentalità biellese non è una mentalità da bicicletta, e quindi quando questa mentalità sarà cambiata, anche il bike sharing a Biella sarà una proposta realizzabile. Il mezzo che utilizza di più per spostarsi? Quello di tutti, l'auto e le mie gambe, perché io sono uno che cammino molto a piedi, ma non cammino a piedi per non produrre energia, gas di scarico, cammino a piedi per il bene della mia salute. Ma l'auto, che io vedo sicuramente più volta verso, sempre più volta rivolta verso un combustibile pulito, è per me un grande mezzo. Cos'è la mobilità Ma credo sostenibile? che oggi il turismo si definisce sostenibile, la mobilità si definisce sostenibile. È un qualche cosa che si può avverare o meno. I 6 progetti per incentivare la mobilità sostenibile? Biella è l'unico capoluogo di provincia italiano dove ci si arriva e non ci si può proseguire. La mobilità come il mezzo sostenibile per poter essere invasi con un collegamento autostradale di grande scorrimento, di veloce scorrimento, con la A26 e la Torino-Aosta Casello di Obaio d'Oro di Quincinetto, in modo che si crei un corridoio di grande scorrimento parallelo alla Torino-Milano, che consenta a questo capoluogo di provincia di essere finalmente invaso dai Varesotti o da altri popoli. Favorevole o contrario alla Biella Carisio? Vi ho quasi appena risposto. Cosa ne pensa di cittadini che riprendono con la telecamera un consiglio comunale? Mi auspico che ci siano più telecamere che riprendano un consiglio comunale, in modo che il consiglio comunale, la massima assise della città, diventi più disciplinato. Cosa ne pensa dei cittadini che raccolgono firme in favore di petizioni per l'emergenza ambientale o per la trasparenza nei comuni? Sono molto favorevole, divento molto scettico quando penso e ho quasi la sicurezza che queste firme vengono raccolte per scopi esclusivamente partitici, non dico politici, dico partitici. Cosa propone per favorire la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del comune? Guardate, io in campagna elettorale, ma non solo in campagna elettorale, dico sempre a coloro che incontro: i cittadini dovrebbero almeno qualche volta partecipare al Consiglio Comunale, e di qui la mia convinzione che le telecamere siano un grande mezzo per assistere alla massima assise della città. È favorevole alla pubblicazione dei compensi di coloro che ricoprono incarichi di natura elettiva? Guardi, recentemente su due giornali io per primo
ho dichiarato il mio reddito del 2007 al 2008, che se vuole lo dichiaro anche da queste telecamere. 2007 61.000 euro, 2008 la denuncia non è ancora stata fatta, ma facendo la somma dell'imponibile 101.000 euro. Dica qualcosa al suo avversario politico. Di non essere un avversario, ma di essere soltanto uno che si siede davanti a me e tra me e lui ci scambiamo delle idee e da questo scambio di idee verranno fuori sicuramente delle proposte interessanti per la collettività. È consapevole che noi dell'associazione di volontariato Grilli Bellesi la terremo costantemente sotto controllo per chiederle conto di tutto quello affermato in questa intervista? Dico Sono consapevole e non ne ho il minimo timore. uno slogan in piemontese per la sua campagna elettorale. Vuteme perché sicuramente il farò dal me mei.